Per l'emergenza coronavirus, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza incentrata sui test sierologici, vietando che vengano eseguiti in laboratori privati non convenzionati con il servizio sanitario pubblico e individuando alcune categorie di persone che per l'esecuzione del test avranno la precedenza assoluta. D'ora in poi, quindi, i test rapidi per individuare i positivi saranno effettuati su operatori sanitari, sul personale e gli ospiti delle residenze sanitarie assistite, su volontari impegnati nell'assistenza sanitaria e sociale, su farmacisti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, personale delle carceri, oppure su persone che manifestano sintomi di infezione da Covid, ma previa richiesta del medico o del pediatra di famiglia. Noi pensiamo che se ci sono strutture private, queste che hanno disponibilità di test sierologici possono organizzarsi con noi. Noi siamo disponibili a fare convenzioni e a lavorare insieme, ma data la scarsità del test sierologico che abbiamo a disposizione non sono possibili iniziative che non sono tracciabili. Di qui la necessità che i test vengano eseguiti soltanto nelle strutture pubbliche o in laboratori privati solo se convenzionati con il servizio pubblico. È evidente che per non sprecare questa risorsa del test, che è una risorsa limitata, qualora noi avvertissimo che in giro ci sono iniziative, ci venisse segnalato che ci sono iniziative al di fuori di questo quadro, noi non avremmo timore ad avvertire immediatamente la Protezione Civile Nazionale e io richiederò al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di effettuare il sequestro dei test.